Buongiorno a tutti, siamo collegati con il sito internet della Basilica di San Francesco di Assisi che sta per riprendere in diretta la Santa Messa, come ha ripreso prima in diretta dalle 6:30 fino a qualche minuto fa la diretta delle Lodi. Il sito internet della Basilica riprende in diretta la Santa Messa, la posta sulla sua pagina Facebook. Noi riprendiamo dalla pagina Facebook del sito internet della Basilica San Francesco di Assisi la diretta della Santa Messa, la condividiamo, la rimandiamo in diretta ai nostri amici di Facebook. Perché per noi la Santa Messa è la mensa virtuale del Signore che si ripete giorno dopo giorno, ora dopo ora, istante dopo istante della vita. Auguriamo a tutti una buona partecipazione alla Santa Messa. Un pensiero particolare va a tutti coloro che soffrono per il coronavirus in Italia e nel mondo, che soffrono malattie, infermità, fame, sete e povertà. Buona giornata a tutti e buona partecipazione alla Santa Messa. Canto, pagina 176, tutta la terra cambia via. Spirito Santo. Amen. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Pietà di noi, o Signore. Mostraci, o Signore, la tua misericordia. Che Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo.
O Dio, che con la glorificazione del tuo Figlio e con l'effusione dello Spirito Santo ci hai aperto il passaggio alla vita eterna, fa che partecipi di così grandi doni, progrediamo nella fede e nel tuo amore. Te lo chiediamo per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni arrivarono a Cesarea il re Agrippa e Berenice e vennero a salutare Festo. E poiché si trattennero parecchi giorni, Festo espose al re le accuse contro Paolo, dicendo: «C'è un uomo lasciato qui prigioniero da Felice, contro il quale, durante la mia visita a Gerusalemme, si presentarono i capi dei sacerdoti e gli anziani dei giudei per chiederne la condanna. Risposi loro che i romani non usano consegnare una persona prima che l'accusato sia messo a confronto con i suoi accusatori e possa aver modo di difendersi dall'accusa. Allora essi vennero qui e io, senza indugi, il giorno seguente sedetti in tribunale e ordinai che vi fosse condotto quell'uomo. Quelli che lo incolpavano gli si misero attorno, ma non portarono alcuna accusa di quei crimini che io immaginavo. Avevano con lui alcune questioni relative alla loro religione e un certo Gesù morto che Paolo sosteneva essere vivo. Al presso, di fronte a simili controversie, chiesi se volesse andare a Gerusalemme e là essere giudicato di queste cose. Ma Paolo si appellò perché la sua causa fosse riservata al giudizio di Augusto. E così ordinai che fosse tenuto sotto custodia fino a quando potrò inviarlo a Cesare. Parola di Dio. Il Signore ha posto il suo trono nei cieli. Benedici il Signore, anima mia, quanto è in me benedica il suo santo nome. Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tutti i suoi benefici. Il Signore ha posto il suo trono nei cieli. Perché quanto il cielo è alto sulla terra, così la sua misericordia è potente su quelli che lo temono. Quanto dista l'Oriente dall'Occidente, così egli allontana da noi le nostre colpe. Il Signore ha posto il suo trono nei cieli. Il Signore ha posto il suo trono nei cieli e il suo regno domina l'universo. Benedite il Signore, angeli suoi, potenti esecutori dei suoi comandi. Il Signore ha posto il suo trono nei cieli. Alleluia. Spirito Santo vi insegnerà ogni cosa, vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Alleluia, alleluia, alleluia. Signore sia con voi. E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In quel tempo, quando si fu manifestato ai discepoli ed essi ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro? Gli rispose: Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Gli disse: Pasci i miei agnelli. Gli disse di nuovo per la seconda volta: Simone, figlio di Giovanni, mi ami? Gli rispose: Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Gli disse: Pascola le mie pecore. Gli disse per la terza volta: Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene? Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli domandasse: Mi vuoi bene? E gli disse: Signore, tu conosci tutto, tu sai che ti voglio bene. Gli rispose Gesù: Pasci le mie pecore. In verità io ti dico, quando eri più giovane, ti vestivi da solo e andavi dove volevi. Ma quando sarai vecchio, tenderai le tue mani e un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi. Questo disse per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. E, detto questo, aggiunse: Seguimi. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Fratelli e sorelle, la parola di Dio che leggiamo questi giorni ha un duplice scopo. Da una parte, ecco, cerca di prepararci al mistero della Pentecoste, d'altra parte ormai, ecco, vuole prepararci a intraprendere il cosiddetto tempo ordinario, cioè vuole rimetterci nella nostra quotidianità in modo che da questa parola, da questi misteri che stiamo celebrando, ecco, noi possiamo essere sorretti nel nostro camminare quotidiano, nel nostro cammino dietro a Gesù, per essere sempre più fedeli e per compiere la missione che il Signore ci ha affidato o sta per affidarci. Così come lo è stato anche nella vita di Pietro, di San Pietro, di cui abbiamo sentito parlare nel Vangelo di oggi. Questo dialogo tra Gesù e Pietro, chissà quante volte l'abbiamo meditato, chissà quante volte l'abbiamo fatto nostro, chissà quante volte ci siamo ritrovati nella stessa situazione, però il Signore ce lo offre anche quest'oggi, quest'anno, in modo che noi possiamo un'altra volta farlo nostro, ricordarci di quella realtà che siamo noi, per poter essere fedeli alla missione che il Signore ci ha affidato. Ecco, forse non è il momento, non è l'ora esatta per fare il greco, però sappiamo, penso ormai, perché ogni anno e chissà quante volte abbiamo sentito questo Vangelo, noi sappiamo che questo dialogo tra Gesù e Pietro è anche un gioco di parole. Lo rendono in parte anche le nostre lingue. Ecco, abbiamo sentito che quando Gesù chiede a Pietro, ecco, l'amore, usa il verbo, la parola amare. Invece Pietro, dando risposta, dice: ti voglio bene, come se non avesse risposto alla domanda. Queste due parole, queste due espressioni non si toccano. Pietro non è in grado di rispondere esattamente alla domanda che il Signore gli fa. E poi alla terza domanda vediamo che il Signore scende al livello di Pietro, perché chiedendo dell'amore a San Pietro usa questo verbo in greco
Agapan, che significa quell'amore con cui Dio ama l'uomo, quell'amore gratuito, quell'amore che non si tira indietro di fronte al sacrificio e all'offerta, quell'amore che ama senza aspettarsi un tornaconto, ama e basta. Questo è un amore misericordioso. Invece il verbo che usa Pietro significa quell'amore umano che, pur essendo grande, a volte sconfinato, però è sempre segnato dal peccato originale, è sempre segnato da una mancanza, soprattutto segnato dalla ricerca di se stessi. L'uomo, per quanto possa impegnarsi nell'amore, in qualche modo cerca se stesso un proprio tornaconto e non è sempre capace, ecco, di dare la vita per l'altro, anche se. Ecco, questo dialogo tra Gesù e Pietro noi possiamo in qualche modo presentare così. Quando Gesù chiede a Pietro: mi ami? Con quell'amore grande da poter dare la tua vita per me? Pietro gli risponde: tu sai tutto, tu conosci il mio amore, tu hai fatto l'esperienza del mio amore, della mia fragilità, ecco, della mia vilità. Tu sai che sono un vigliacco e cotardo e non sono in grado di rispondere a quella quantità o qualità dell'amore di cui mi chiedi, però sappi che comunque ti amo. Ti amo con tutto il mio cuore, con tutte le mie capacità al momento. E Gesù, quando sente questa risposta di Pietro, ecco, sa che Pietro non è ancora pronto a quella misura dell'amore di cui ha chiesto a Pietro, e cioè non è in grado di dare al momento, in quel momento lì, ancora la propria vita per Gesù. Però quando Gesù, ecco, in qualche modo intuisce che Pietro non è in grado di amarlo con quell'amore sulla misura divina, ecco, accoglie questo amore di Pietro. Infatti, alla terza domanda non usa quella parola mi ami, però gli chiede se mi vuoi bene. Cioè, a Gesù basta quell'amore con cui Pietro è capace di amare il Signore in quel momento lì. Possiamo dire che il Signore gode di quell'amore di cui siamo capaci al momento. Possiamo dire ancora si accontenta di questo amore di cui siamo capaci qui ed ora, in questo momento. E così, cercando che questo amore possa crescere, possa svilupparsi, si fida. Infatti, a Pietro affida la missione di passare i suoi agnelli. Ecco, cosa noi possiamo imparare da questo dialogo tra Gesù e Pietro? Io penso che possiamo imparare la speranza. Nonostante le nostre cadute, nonostante i nostri abbandoni, nonostante i nostri tradimenti, che a volte ci sorprendono anche noi stessi, ecco, Gesù non ritratta mai la sua chiamata. Non cancella mai, non annulla mai il battesimo, non annulla mai quella vocazione vitale che ognuno di noi, ecco, ha ricevuto dal Signore. Nonostante che il nostro amore può essere ancora debole, nonostante che non è all'altezza in alcuni momenti in cui vengono, in qualche modo, ci presentano davanti a noi delle sfide e a volte non siamo all'altezza di accettarle, accoglierle, comunque il Signore, ecco, accetta il nostro amore. Perché, fratelli e sorelle, la storia dell'amore tra Dio e uomo può avere diversi inizi. Può ripartire da capo e può ripartire da lì dove si è fermato. Ringraziamo il Signore per la fiducia che ci dà.